Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano. Questa sera riprenderemo la nostra avventura su Mount & Blade Warband Wars World Conquest, la mod ambientata nell'universo di Warhammer Fantasy. Se vi ricordavate la volta scorsa, quello che abbiamo fatto era molto semplice. Abbiamo accettato una missione, la missione che però ci si è ritorta contro perché non abbiamo avuto la possibilità effettivamente di fare quello che ci è stato chiesto, per non si sa quale ragione, quando attacco i cittadini delle varie fazioni non perdo assolutamente nessuna relazione, quindi non posso andare a attaccare un villaggio come vorrei per questo. Qui abbiamo una carovana, forse aiutando contro la carovana? Vediamo. Leader Troops. Beh, in caso comunque facciamo dell'esperienza per noi e per i nostri piccoli soldatini, piccoli goblin. E ci facciamo un po' di alleati, magari. Che diamine è questo coso? Wow. Penso che ogni fazione possa avere dalla sua delle unità enormi a questo punto. Mi sta avvenendo questo, tra virgolette, dubbio. Ok. Uccidiamo i cavalli se ci riusciamo. Il nostro, ricordiamo, non è un personaggio che si basa molto sulla forza, ma è un personaggio che si basa molto sull'avere molti uomini al suo seguito, perché ricordiamoci, i goblin non hanno molta forza singolarmente, ma sono una forza da temere quando sono in gruppo. E questo qui è esattamente il concetto su cui si basa il personaggio, ovvero quello di accumulare numerosi uomini al proprio seguito, talmente tanti da fare invidia anche ai re più in là, si spera, perlomeno questi qui sono i piani a lungo termine. La battaglia è stata vinta, ma non mi pare di aver visto da nessuna parte che abbiamo perso morale, abbiamo perso punti con la fazione desertica. Non abbiamo guadagnato alla fin fine niente, ma va bene. Solo due uomini che sono avanzati di grado. Torniamo indietro. Stiamo iniziando a perdere già qualche piccolo soldino, nulla di che. Quello cos'era? Oh! Scheletron Horse Arser. Questi non li posso affrontare per il momento. Mamma mia, quanto mi sono costati. E allontaniamoci perché questi ci raggiungono in un attimo. E dai! Anche questi sono arcieri che non ci possiamo permettere di affrontare perché sono tanti per noi. Per il momento noi siamo praticamente solo un mucchio di reclute. Quindi abbiamo in realtà ben poche possibilità di scontrarci contro nemici un minimo tosti. Allora, andiamo per prima cosa in città, a Blue Dorn, che dovrebbe essere, da quello che ho potuto capire, la capitale dei Goblin. Visitiamo nella taverna. Traveler, Volans, Savage Orc, Berserker. Questo è un mercenario, no, questo è un companion. Che potrebbe essere interessante perché è abbastanza forte. Però costa tanto. Qui i companion costano tutti tanto. Questo costava 4.500. Vendiamo alcuni schiavi qui. Relitto delle nostre scorribande. Vediamo un pochino se possiamo ottenere qualcosa a un buon prezzo. Non ne vale la pena. Questo è un undead. Prendiamo uno scudo anche stupido. E poi torniamo ad andare a reclutare nuovi soldati, sperando di riuscire a fare qualche cosa. Nessuno che vuole unirsi a noi. Qui invece 55 Night Goblin che ci seguono. Nessuno che si vuole unire a noi. Vediamo se negli altri villaggi c'è qualcuno. Sei goblin.
andiamo a reclutare altri goblin in giro. Perché per il momento possiamo solo reclutare altro goblin. E direi che andiamo anche a Skull Tuckets. Non avendo io però niente per poter aumentare di livello i goblin senza aiutare nessuno, andiamo a parlare con i village elder, vediamo se hanno qualche no, questo niente, qualche compito abbastanza semplice magari, senza farci andare in giro per il mondo o metterci in guerra con qualche fazione, o magari metterci in guerra con qualche fazione che grazie alla nostra razza siamo già in guerra. Village Elder, qualche quest. Questo che vuole 6 mucche. Io sinceramente i soldi per le 6 mucche non ce li ho. Non sono così ricco in questo gioco. A proposito, potrei provare a fare una cosa. Potrei provare appunto. Ah! Ops! Va bene, ho anche sbagliato il tasto da premere. 26 contro 36. Stavo dicendo, potevo provare ad andare in giro a vedere se c'erano tornei. Comunque, ora abbiamo anche uno scudo, dovremmo fare qualcosa di più. Perlomeno dovremmo... Cavalli? Mi spiegate che ci fanno dei Night Goblin a cavallo? Quello non è un cavallo, che cacchio? Che diamine è? Ma... è un Velociraptor! È un cacchio di Velociraptor! No, è un mostro! Madonna! Non lo tiriamo più giù! Facciamo caricare perché sennò questi non... Quanto diamine sono resistenti sti Night Goblin? Ne abbiamo eliminato uno e abbiamo già perso diverse truppe, mamma mia! E siamo pure morti noi, va bene. Facciamo continuare la battaglia. Abbiamo... Non lo dite a nessuno, ma le abbiamo un po' prese di santa ragione, eh? Non... Però è un segreto tra me e voi, non diciamolo in giro. Mamma mia, 36 uomini, quanti danni che possono fare? E mi sa che non riusciamo a scappare. 5-2, 5-2. Oh, grazie, Lord. Grazie, Chef. Che sei stato qua vicino a poterci permettere di sfruttarti. Pace tra orchi e nani, strano. I am Kistior. E dovevamo un task? No, ma va bene. Non sono molto felici di chiedere aiuto qua in giro, vedo. Vediamo un pochino se il Guildmaster ha qualche cosa da chiederci. Che offerta ci aveva dato? Ah, ok, la carovana verso punti non proprio piacevoli. Quanta vita abbiamo noi? Il 38%, praticamente nulla, dovremmo recuperarne. Andiamo all'arena. Tournament Master. Tornei vicini, Karak Kadin and Lashiek. Come se io mi dovessi ricordare la Kranatin e le Shield, dove diamine sono? Oh, ho visto un Kalak però, eh. Peccato che siano nani. Qui c'è il Caracadin che diceva, ma i nani non andiamo molto d'accordo. La Sheik invece è qua, pensate, e noi che c'eravamo prima, a saperlo. Torniamo allora lì e vediamo se riusciamo a fare un torneo. Che mi sembra ora come ora uno dei modi migliori. Questi chi sono? Arcieri, non sono proprio un patito degli arcieri, però stanno correndo qui da noi. Noi non abbiamo, ricordiamo, io non ho le difficoltà di gioco altissime, e quindi comunque posso permettermi qualche cosa che magari chi gioca con le difficoltà più alte si può permettere molto meno o per niente. Questa qui, se ricordo bene, costa poco però come companion. Help me! My name is Nakwacha.
È un Amazon che è stata inseguita in pratica. Però lei non è una combattente come le altre Amazzoni e dovremmo addestrarla noi in pratica, va bene. Non te preoccupare, ci pensiamo noi a te. Ok, vediamo se riusciamo a dirigerci piano piano verso la locazione. Come vedete, ogni tanto vado un po' più veloce. E per chi non lo sapesse, è una combinazione di tasti di CTRL più barra spaziatrice. E ovviamente, se voi premete prima la barra spaziatrice, però vi fermate. Quindi bisogna tenere premuto il CTRL e poi andare a piccoli tocchi di barra spaziatrice. Andiamo a Matek perché ho come l'impressione che nell'altra città sia finito il torneo. Appunto, Tlax. Qua ci fanno correre da una parte all'altra per dei tornei, ma Tlax è anche abbastanza vicino. Lizardman, regno dei Lizardman. Quindi andremo a incontrare qualche lucertola. Non mi ricordo però, aspetta un attimo. Ma io come sono con le lucertole? Faction Report. Sigma Nanie. Ok, con le lucertole è totalmente neutrale. In realtà esiste anche un modo per resettare del tutto la mia neutralità con tutti, però è una cosa che non ho intenzione di fare in questa partita. Praticamente il metodo è molto semplice, ovvero unirsi a un lord come usando la mod praticamente freelancer. Una volta fatto questo, basta semplicemente uscire dalle mani del lord e avrete praticamente così i rapporti con le fazioni totalmente resettati. Ah! Gentefist. Che sti sono? Norse Rider? Tomb Raider sono tanti però, eh. Quindi aspettiamo un pochino che se ne vadano. C'è festa. E vediamo un pochino se riusciamo a vincere questo torneo. Non scommettiamo su di noi perché attualmente non ho molti soldi e non sono sicuro di poter vincere. Ci hanno fornito di asce da lancio e una enorme mazza a due mani. Io ancora in realtà non ho ben deciso su che armi mi andrò a specializzare con questo personaggio perché comunque sarà molto su quello che trovo. Un orco? Che ci fa qui un orco? Piccola nota su quelli che sono i tornei su questo gioco. Le armi che vengono usate sono esattamente le stesse, le armi. Le armature che vengono usate sono esattamente le stesse che hanno i personaggi. Cioè, in pratica io sto usando la stessa armatura che ho normalmente. Questo perché sicuramente si sarebbe fatto un sacco di casino altrimenti riguardo alle classi e alle razze, quali armature potevano usare le varie razze e quindi non potevano praticamente standardizzarle il tutto. Ok, questa volta abbiamo sempre ascia da lancio e spada e scudo, fortunatamente, perché lo scudo fa sempre comodo. Io non sono un grandissimo tiratore, ahimè, quindi gran parte delle asce, se non tutte, vanno, tra virgolette, a quel paese. Però con la scusa dovremmo essere in grado di ottenere un po' di esperienza, perlomeno. Che questa sicuramente è una cosa che male non ci fa. Nano a terra! Perché ho l'impressione che questo sia forte e che ne vale la pena se glielo do io il colpo di grazia, però non gli faccio un bel niente. Zero. Zero. Questo qui mi ammazza. Zero. 4, wow, 3, mi ha ammazzato. E vabbè, c'è l'armatura più forte delle mie. Questo vuol dire già che il torneo non lo riusciremo a vincere se non lo tiriamo giù prima questo. 3 squadre da 1, questo vuol dire che prima faccio spawnare quei due lì in fondo, visto che nessuno dei due si dirige verso di me. Strano, in genere entrambi si dirigono verso di me. E mentre magari aiuto uno o l'altro se riesco a colpire per fare qualche punto, ho già visto chi vince secondo me.
Quindi devo aiutare questo qui se voglio avere qualche speranza. Ok. Ma che? È la testa! Wow! Ok. Due squadre da uno. Dov'è l'altro? Lì. Ovviamente è quello lì che non penso proprio che riuscirò mai a battere, ma va bene. Ah no, non sembra lui, dai. Perlomeno non dai danni che gli faccio, forse è l'arma. Però, quanto diamine è veloce? E dai, fatti colpire un po' pure tu. Non siamo molto veloci noi con le armi a due mani, quindi ci ha massacrati. Old Blood. Mi sa che questo qui era un lord a questo punto. Eh sì, sono i lord. Oh. Quanta gente c'è di parti grossi qui? Però potrei pensare di reclutare anche dei lizardmen. Non mi sembrano brutti come combattenti. Recruit anche solo 5 per il momento. Oh, il gruppo da 12 dove è finito? Troppi gruppi grossi. Se voi. Ok. Torniamo a Tlax a questo punto. Vediamo se in mattinata ci fanno un altro torneo. No, non ci sperare. Oh, bella. Non ci sperare, non ci sperare. Andiamo a fare se possibile. Un altro torneo. Tanto sono ancora tutti qua. Tanto per fare quel poco di esperienza in più. So già che non devo scommettere su me stesso perché sennò ci vado a perdere. Poi magari se riuscissi anche a impratichirmi con le varie armi, ovvero fare qualche punto nelle statistiche. Oh! Non sarebbe male. Anche per aumentare un po' la velocità di attacco delle stesse. Soprattutto delle armi a due mani che, come avete visto, sono attualmente parecchio lente. Effettivamente potrei spendere qualche punto. Questi qui sono punti che io ammetto, di fare l'errore di ignorarli molto spesso. Niente, ci hanno eliminato praticamente in maniera immediata. Proprio senza pietà. Massacro. Dovrei disattivare questo cos'è? Mercenari? Sì, ok. Sembrava un companion dal nome perlomeno. Perog. Questo invece è un companion. Ah. Ah, però 8.000 gold. Complimenti a lui. E a chi se lo può permettere. Ok, allora. Abbiamo visto già che abbiamo fallito praticamente questa missione perché non riusciremo mai a completarla. Nessuna delle nostre unità può essere reclutata, però in cambio abbiamo ottenuto un companion. E di questo ne sono assolutamente felice. A questo punto, PBOD mod. Dove diamine sta? Non c'è. Non c'è. Ah, eccolo qua. Enable bodyguard. Le disabilitiamo perché non mi piacciono moltissimo. Anche se farebbero comodo visto il personaggio che abbiamo. Allora, quest'oggi abbiamo fatto. Abbiamo reclutato qualche altro uomo. Abbiamo preso qualche batosta dai Night Goblin Raider. Abbiamo fatto un paio di tornei e. Li abbiamo persi enormemente, abbiamo reclutato qualche altra unità. Per il momento direi che ci stiamo iniziando a fare un po' un'idea di quanto è vasto anche il mondo, di quante siano le varie fazioni in gioco, ovvero i lucertoloidi, gli arabi, i non morti, gli alti elfi, gli elfi oscuri, i toponi, perché sono dei toponi, gli scrad. Skaven sono dei topi enormi. I pirati, i goblin,
i nani che sono sparsi per le montagne come gli Skraug e come i orchi che sono per esempio qua degli orchi, i Bretonia, giusto? Bretonnia, scusate, e questi come si chiamavano? I Sigmar e infine le forze del caos, che sono forze che io adoro, ma vabbè, hanno de degli i loro lord sono veramente molto forti. Queste qui sono più o meno le forze, questo qui è la grandezza del mondo, quello che è il mondo che noi si spera riusciremo a conquistare pian pianino, cercando di prendere i favori dei lord, delle città, dei villaggi, e quindi di ottenere praticamente quello che è un nostro dominio. Qui da Kister, ragazzi, io questa sera vi saluto e ci vediamo domani col prossimo video di Watch Dogs. E quindi ciao ciao. Mi raccomando, iscrivetevi se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace se vi è piaciuto e mettete un non mi piace se invece non vi è piaciuto. Non mi arrabbio, non preoccupatevi. Ciao ciao.